Il Tour de Force settimanale del torneo di eccellenza propone il terzo turno nell'arco di 8 giorni e per la Virtus Cupello si torna a giocare in casa a distanza di 4 giorni dal recente e convincente successo sullo Spoltore che ha permesso ai rossoblù di Carlucci di arrivare a ridosso delle vette più prestigiose. In una di queste è appollaiata la Torrise, una delle piacevoli sorprese stagionali che si trova a contatto con lo specchietto retrovisore dell'Aquila ed è pronto a ghermire la preda anche se la trasferta odierna non promette nulla di buono visto il valore e lo stato di salute dei virtussini. I giallorossi di mister Cristofari provano a sorprendere la retroguardia rossoblù nelle fasi iniziali della contesa, ma a conti fatti gli iniziali affondi di Santi Rocco e di Federico rappresentano degli episodi isolati. La squadra di casa riesce a prendere le adeguate contromisure, ma non trova i varchi giusti per impensierire Abate, inoperoso per tutto l'arco della prima frazione. Frazione assai soporifera che nel computo delle occasioni verrà ricordata soltanto per un altro tentativo di Di Federico, ma nulla di particolarmente trascendentale per un più che scontato e noioso risultato ad occhiali con il quale va in archivio il primo atto. Il secondo avrà più o meno lo stesso copione, l'unica variante è rappresentata dalla squadra di casa leggermente più operosa dalle parti di Abate, che rischia sul fendente dal limite dell'avanzato cardinale di pochissimo al lato. Gli ospiti replicano sugli sviluppi di un calcio da fermo con Grauberg che cerca di intervenire, ma la sfera si spegne tra i guantoni di Sinato. Alla squadra di casa meno appariscente in fase offensiva spetta l'occasione più nitida dei 90 minuti con il palo alla sinistra di Abate che si oppone alla conclusione dal limite di Colitto. La sfida torna ad infiammarsi in pieno recupero, dapprima con gli ospiti e con il neo entrato Gentile che si insinua in area, ben imbeccato da Di Loreto, con Sinato che si accartoccia e azzera la minaccia. Stesso discorso sull'altro fronte, con Abate che anticipa Nicolò Margagliotti e sentenzia il finale senza reti, che alla luce di quanto visto in campo è il giusto epilogo della gara. Mister Cristofari, oggi le due squadre si sono praticamente annullate a vicenda, una gara non bellissima, le anticipo, il servizio non sarà molto lungo. Sì, è stata una partita veramente difficile, combattuta, lo sapevamo, insomma Cupello in casa soprattutto fa sempre le guerre, le battaglie per cercare di tirarsi su e salvarsi quanto prima. Noi siamo venuti con tantissime defezioni, avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita di grande sacrificio, l'hanno fatto. Veramente li devo ringraziare perché oggi era veramente difficile, abbiamo giocato con 2003, 2002, 2004, 3-2001, insomma per citarne alcuni, ma ne avevamo anche altri 2000, insomma era una partita veramente complicata, invece i ragazzi l'hanno interpretata bene, il Cupello forse ha avuto qualche occasione più nitida, però come dicevi tu prima sostanzialmente ci siamo annullati, il pareggio credo sia il risultato più giusto e quindi andiamo avanti con grande fiducia perché ripeto da qui alla fine saranno tutte battaglie. Mister Carlucci, come dicevo con il suo omologo, le due squadre si sono annullate a vicenda, risultato probabilmente quello giusto. Sì, alla fine se andiamo a vedere, anche se abbiamo da recriminare il palo di Colitto che comunque ci poteva dare i 3 punti oppure portarci in vantaggio, perché in questa partita chi avrebbe segnato avrebbe portato a casa i 3 punti. Comunque ricordiamoci che abbiamo incontrato la Torrese, che è un'ottima squadra che non a caso viaggia al quarto posto, quindi ai miei gli faccio un applauso, c'è un po' di amaro in bocca perché noi volevamo vincerla e abbiamo giocato per vincerla, però ripeto, di fronte c'era una signora squadra ben messa in campo, quindi ci portiamo questo punto e andiamo avanti per la nostra strada e ci prepariamo per domenica prossima che ci aspetta un derby infuocato a Vasto Marina.